Benvenuti al mio canale, io sono Amal e oggi direi che voglio cambiare questo colore che non mi è piaciuto. L'ultima volta che sono andata a comprare e a fare il colore nel video precedente, gli ho chiesto proprio precisamente il rosso fuoco. Lui mi ha dato il rosso mogano. Ho sbagliato io perché dovevo prendere la tabella dei colori, i dille, questo sì, questo no, però era talmente sicuro di sé che ho detto va bene, mi fido. Era il colore bello, copriva, comunque nel video precedente vedete la marca, copriva completamente i capelli bianchi, rimaneva abbastanza omogeneo, non è provato su animali, non è testato su animali, non tiene, è molto molto naturale il colore, veramente molto carino, però per i miei gusti io volevo il rosso fuoco. Quindi adesso sono andata dallo stesso. Sono sadica probabilmente, però mi ha consigliato, ho detto guarda, non mi è piaciuto il colore, non era la tonalità che volevo. Mi ha consigliato questa marca qua che si chiama Saler Mix. Saler Mix, il colore 066. Mi ha detto che mi uscirà un rosso, non proprio completamente rosso fuoco, però un rosso abbastanza acceso. Speriamo bene. Ho preso l'acqua ossigenata al 20, che sarebbe il 6%. Prepariamo il tutto. Preparo il tinte. Vado a lavare i capelli e ci vediamo. Vi ricordo come sono i miei capelli adesso. Sono veramente orribili. Non mi piacciono. Ho lavato i capelli, l'ho divisi e vado a mettermi. Questo macchia abbastanza, guarda il rosso, per svuotare il... Mi metto la santa vasellina, tutta questa parte qua, ma l'ho macchiato anche i capelli, tutta questa parte qua, che mi manca dappertutto, sul collo, la parte dietro, l'orecchio. Cominciamo. Sempre mi dimentico di chiedere se ha dei guanti, il tipo da darmi, sempre, quindi uso questi. Allora, questo qua è il colore, già adoro. Okay. Cominciamo, lo lascerò a riposo 45 minuti, il tempo che faccio le unghie. Andiamo, pettino, mi piace tanto, speriamo solo che prende. Seconda parte. Meno male che Cali non c'è qua, è uscita, che farà la fine della volta scorsa, che la macchiata di rosso.
Già mi piace. Già mi piace. Mi piace. Ok. Da un'altra parte. Lavandino ovviamente strapieno di colore rosso. Già mi piace, mi togli via questo colore giallastro dei capelli, già buona. Manca. Come vedere, sono uniformi. Thank you.
già mi piace. Già questo mi darà un risultato migliore, almeno omogeneo rosso. Non so se sarà rosso fuoco, ne dubito, però dopo che uso questo, la settimana prossima, vado a comprarmi minuti, sciacquo i capelli e ci vediamo fra un attimo. Voilà, questo qua è rosso, non si vede tantissimo il con la tonalità si vede sotto il sole, è veramente un rosso stupendo fuoco. E fine video vi lascio vedere le foto, perché questo qua è il secondo lavaggio, perché ho lavato i capelli, ho fatto il colore, sono partita, perché avevo tutto di fretta, sono partita, sono andata a Peniscola. Peniscola sono lì circa un'oretta e mezza di qua, di Valencia. Sono andata a un congresso di salsa e baciata. Vi faccio vedere qualche foto, qualche video, finiamo il fine video. E questa qua è la marca. Se riuscite a vederla bene. Sì. E il colore è questo, 066. Mi raccomando, veramente, veramente, veramente mi piace. Adesso dovrei comprarmi un colore di mantenimento e basta. Io di solito uso il Crazy Color, però mia amica mi ha detto che c'è un colore al supermercato che costa solo 3 euro e con quello fa 3 lavaggi, lei ha i capelli lunghissimi, e con quello fa 3 lavaggi, io ne farei di più, e per mantenimento del colore. Bella gente, se vi piace il video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. E un bacione a tutti, buona domenica. E non so, vi porto di là per far vedere il colore, magari qua non si vede, ah, sono in bagno, si vede tanto, però probabilmente qua in sala si riesce a vedere, riuscite a vedere, e è stupendo, stupendo. Lascia le foto.